Bentrovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. La pace fa bene al cuore, iniziativa di Oppi Arezzo, martedì 13 dicembre in Sala dei Grandi della provincia dedicata alle patologie del cuore e alla prevenzione. Teletruria sarà media partner. La pace fa bene al cuore. Giovanni Grasso, promotore di questa bella iniziativa che si svolgerà il 13 dicembre nella Sala dei Grandi della provincia. Avete messo insieme un bel po' di persone? Sì, tantissimi professionisti, tantissime le autorità presenti. Avremo anche l'assessore Bezzini che ci omaggerà della sua presenza qui ad Arezzo. Ma la cosa più importante è quella di far comprendere quanto lo stress, comunque tutta la sollecitazione che abbiamo in questo momento, inficia su quello che l'attività cardiaca. Professor Leonardo Bolognese e tutti coloro che lavorano in sanità potranno poi spiegarci meglio quali sono le implicazioni sull'attività cardiaca, ma soprattutto riuscire anche ad avere attraverso questo corso e questo convegno che verrà realizzato in Sala dei Grandi in provincia anche un quadro di quelli che sono i corretti stili di vita, ma soprattutto anche un progetto che andrà a svilupparsi sul territorio che riguarderà tutti i cronici in ambito di malattie cardiovascolari. È un momento di confronto, ma che cosa l'ha motivata? Anche i ragazzi di Rondine. Sì, sicuramente l'attività che viene svolta qua ad Arezzo in ambito di protezione cardiovascolare è molto importante, quindi riuscire anche a riflettere su quelle che sono non solo le implicazioni chiaramente scientifiche legate all'attività cardiaca, ma anche quelle che riguardano tutto un mondo collaterale, quello dell'associazionismo attraverso per appunto il presidente Gianni, ma anche il presidente Vaccari di Rondine, riusciremo in qualche modo a fare un focus non solo in ambito scientifico, ma anche in ambito sociale. Per Francesco Zagami e Filippo Gallo, 5 Stelle PD, la svolta green che Arezzo cerca di darsi non deve essere incentivata. Non convincono infatti i progetti delle comunità energetiche presentate in provincia. Un atto di indirizzo sulle pale eoliche approvato di recente in Consiglio Comunale, soddisfatti? Noi siamo molto soddisfatti, ovvio, questo è solo un primo passo. Noi vorremmo che comunque la possibilità di fare energia rinnovabile ad Arezzo deve essere sempre più concreta e vorremmo che si metta in campo un vero studio per vedere dove ad Arezzo si possa produrre energia rinnovabile da fonte eolica. Voi avete idee a proposito? Ma noi abbiamo fatto varie analisi sul territorio, però penso che sia più giusto avviare uno studio serio nel territorio con sonde anemometriche e paesaggistiche per valutare quali sono le aree più idonee. Per proprietà transitiva si parla anche di comunità energetiche, non vi convince il progetto Chiassai? No, diciamo che secondo noi le comunità energetiche devono essere sostenute, facilitate, non certo mettere barriere all'ingresso come quella del 10%, come quella del 10% appunto che viene sostenuta nel progetto. Dopodiché riteniamo assolutamente importante trovare gli spazi idonei e un contributo pubblico facilitatore rispetto all'introduzione delle comunità energetiche. Senta, le proposte di Sacchetti in merito al recupero di aree dismesse qua nel comune di Arezzo? Ma finalmente si comincia a vedere una giunta che ascolta l'opposizione, è un po' meno ideologica rispetto a qualche tempo fa. A noi ci fa piacere perché quello è uno dei temi per noi importanti, il recupero delle aree dismesse in città e lo scopo energetico può essere uno di quelli importanti. Speriamo non si perda nel percorso e speriamo si parta da aree un po' più semplici rispetto ad aree più complesse da trasformare. Mercatino di Confesercenti sotto i portici di Via Roma ad Arezzo tra tartufi e prodotti tipici. Tartufi d'Etruria, mercatino di Confesercenti, che cosa cercano gli aretini? Sicuramente gli aretini e i vari turisti che ci sono in città cercano da noi prodotti di qualità. La fiera è dedicata principalmente al tartufo e poi abbiamo anche comunque vari prodotti di gastronomia tipici delle nostre parti, come il formaggio, il pecorino, i vari salumi locali e Poi anche abbiamo visto i sughi di tutti i tipi all'aglione. sughi all'aglione, ragù di cinta senese, carni di chianina, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Tartufi, che passione! Che cosa chiedono le persone che vengono qui in questo banco che è specializzato in tartufi? Si sente proprio dal profumo. Un po' di tutto, dalle salse fino al tartufo fresco, oli al tartufo, i nostri classici pici, un po' di tutto comunque. Non Senta, gli aretini sono disposti a spendere per il tartufo? Mi sembra di sì, siamo abbastanza contenti di come sta andando, quindi, però non c'è solo Aretini, ci sono tutto il mondo qua. Benissimo, infatti è la città del Natale. Senta, dove trovate i vostri prodotti, i vostri tartufi? Li raccogliamo ma li compriamo anche da altre persone,
l'Italia produce il 95% produce tartufo, il 95% dell'Italia, quindi si può acquistare tartufo in tutta Italia. Senta, quali sono i tartufi più buoni? Bianco. Inaugurata a Palazzo Lombardi la mostra Shining Matrix di Carlo Bernardini, 6 installazioni in grado di modificare la percezione dell'ambiente. Acciaio inox e fibra ottica sono i due elementi che danno vita agli spazi di luce cristallizzata che illuminano Palazzo Lombardi. È stata inaugurata la mostra Shining Matrix di Carlo Bernardini, 6 installazioni che danno vita, come ci spiega l'artista, ad un viaggio lenticolare nella materia ottica. Cerco di lavorare sulle dimensioni invisibili dello spazio, un modo, una logica visiva di plasmare il vuoto e creare una forma dello spazio che si sostituisce allo spazio reale. Quindi spesso le mie installazioni inglobano i luoghi per cambiare le coordinate percettive dello spazio e crearne di differenti, di nuovi. Un ritorno, quello di Bernardini ad Arezzo dopo l'esperienza di Castica nel 2014. L'esposizione è curata da Fabio Migliorati. Tutto quello che non possiamo vedere, di conseguenza non consideriamo, Bernardini ce lo mostra circoscrivendolo attraverso la fibra ottica. Quindi la luce serve per illuminare. È banale, ma lui lo fa sembrare creativo e lo fa diventare artistico. Le sculture sono ospitate all'interno della Sugar Gallery, dove le installazioni di Bernardini incontrano la storia con gli splendidi mosaici di epoca romana. Il tempo stratificato, quello che succede, quindi il mosaico del primo secolo, le fibre ottiche del futuro, sono connubi sempre che danno sempre una grande, insomma, ci aiutano ad andare avanti, a pensare al futuro veramente. Intitolata nella frazione di Tavernelle di Cortona, una strada che ricorda il suo parroco. Sindaco, la strada di Tavernelle è dedicata a Don Dante Sandrelli, un grande cortonese che si è fatto conoscere nel mondo. Certamente sì, è una grande persona che ha fatto tanto del bene nel mondo, partita dalla sua terra nel 1950, vescovo missionario in Argentina, poi a Cuba, dove ha dato tutto quello che poteva dare verso i poveri, quindi portando anche il nome di Cortona, della Val di Loreto, di San Pietrasceglio, la zona dove lui era nato, nel mondo appunto, è una persona stupenda e abbiamo voluto ricordarlo così. In realtà l'atto approvato, la mozione che appunto era stata approvata sulla dedica della strada, era stata diciamo così votata all'unanimità qualche anno fa, poi era rimasta ferma, non so i motivi per cui era rimasta ferma, tuttavia appena eletto sindaco ho pensato di ritirare fuori l'atto e portare a compimento l'opera. È stata grossa, un'emozione grossissima, perché quando lui è partito non si voleva fare partire, che non stava bene, invece lui diceva la mia terra era giù, infatti è rimasto laggiù lui. L'ultima volta che l'ha visto quando è stato? È stato, lui è morto nel 2002, erano pochi mesi che era partito, però ogni volta che veniva mi diceva: io Elsa vengo a cena a casa tua Arezzo. Adottato Macchia, il fratello del cucciolo di Elenia Rapini, la giovane volontaria di EMPA deceduta in un incidente stradale. Dopo un intervento chirurgico, Macchia è stato finalmente adottato. EMPA di Arezzo, Sandra Capogreco, raccontiamo una bella storia di un'adozione particolare. Macchia è un cane che è entrato in canile nel 2013. È stato qui, più volte abbiamo fatto appelli per questo cane, ma mai è stato scelto. Macchia ha una storia particolare, è arrivato cucciolo, trovato chiaramente Maddalena per strada, e è il fratello del cane di Elenia, che tutti ricorderete qui ad Arezzo, la nostra, diciamo, amica che è scomparsa prematuramente. Poi questo cane ha avuto un difficilissimo percorso all'interno del canile fino a essersi paralizzato completamente. Lo davamo per perso Macchia, ed invece un intervento molto importante, molto molto importante, molto oneroso, al quale hanno contribuito due generosissimi
diciamo donatori, perché si parla di migliaia di euro per un intervento. È stato operato alla schiena, l'abbiamo riportato in canile e qui qualcuno se n'è innamorato. Allora signora, lei ha deciso di adottare Macchia, perché? Prima di tutto perché avevo già due cani, uno mi è morto qualche mese fa e volevo un compagno per la mia Peggy. Peggy è un cane maremmano, anzianotto, anche lei aveva bisogno di una cosa tranquilla. Ho visto Macchia e mi è piaciuto, siamo accordati appunto per farlo conoscere anche alla Peggy, si sono trovati tutti bene e quindi ho deciso di adottarlo. Ed ora il consueto appuntamento con le notizie della Camera di Commercio. Seguono i corsi di formazione dell'azienda speciale Arezzo Sviluppo della Camera di Commercio di Arezzo Siena. Il programma prevede corsi per l'acquisizione della qualifica di agente di commercio e anche agente di affari in mediazione su ramo immobiliare. È stato recentemente attivato anche il settore dell'agente di affari in mediazione in quote societarie con un corso che terminerà il prossimo febbraio. E inoltre ricordiamo che sono in programma per il prossimo anno i consueti corsi di aggiornamento professionale per i mediatori in controversie civili e commerciali, arbitrato, e anche quelli di aggiornamento per gli iscritti all'ordine dei giornalisti. Ogni informazione ulteriore può essere richiesta agli uffici dell'azienda speciale Arezzo Sviluppo oppure attraverso la consultazione del sito relativo appunto all'azienda speciale. Questa sera su Teletruria, subito dopo il telegiornale delle 20.30 e Sabato Sport, appuntamento con Focus Weekend a cura di Susanna Cutini. La serata proseguirà con cronache e commenti, rotocalco di informazione sull'attività del Consiglio e della Giunta regionale della Toscana. Alle 23 consueto appuntamento con In compagnia di Alessio. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.